La Juve ha bisogno di 10 punti nelle ultime 7 partite per la certezza aritmetica del titolo. La Lazio ancora crede alla possibilità di centrare il terzo posto per la Champions League. Si abbassa per impostare l'azione offensiva Vucinic tra due avversari, combina sullo stretto Vucinic in area di rigore, Vucinic attaccato, va giù, calcio di rigore, fa le danni di Vucinic, calcio di rigore, ammonito Zana. La ricorsa il cileno, parte Vidal, la rete, Juventus in vantaggio, ottavo minuto. Parte Pirlo, la mette in mezzo, la deviazione Marchetti. Battuto l'angolo, pallone verso Zana, Zana, manca il pallone. Palla al limite, il tocco di Vucinic, grande palla, Marchisio anticipato da Vidal che segna il raddoppio. Il pallone era diretto a Marchisio, ma si è inserito Vidal, anticipato Marchetti e ha segnato il 2-0. Scattato Marchisio, apertura per il centrocampista che punta a Siani, Marchisio in area di rigore, parte il tiro, deviato, palla in calcio d'angolo. Ci prova Candreva, gran botta, c'è una deviazione, Buffon. Il cross di Gonzalez, si avvita Siani e ci arriva Buffon. Parte Pirlo, Marchetti, respinta corta e si divora clamorosamente Marchisio la palla del 3-0. A largo Ederson, palla per il brasiliano, Ederson va al cross verso Kozak. Klose in area di rigore, Klose, Klose, palla di poco fuori. E game over all'Olimpico. La Juventus per il quarto anno consecutivo vince all'Olimpico contro la Lazio.